un mondo che conosciamo spesso, soprattutto attraverso la cronaca nera, ma che cosa significa essere transgender nella società di oggi? Sentiamo un'intervista all'attrice Stefania Visconti. Ricatti, foto rubate per estorsione, coca, prostituzione, omicidi oscuri, sinistra impiccagione. Peccato, trasgressione e pericolo. Transessualità per Emilia fa quasi sempre rima con cronaca nera e pruriginosa, sesso maledetto, soldi e sangue. Solo che non è vero. O è riduttivo. Stefania Visconti, per esempio, è lontana anni luce dal cliché. Sì, allora io faccio parte di una compagnia teatrale che si chiama Anime di Carta in un giardino di cristallo e io mi occupo principalmente del teatro transgender, quindi appunto a tematica transessuale transgender, nel quale faccio partecipare appunto persone transessuali per attività sia diciamo teatrali ma anche artistiche in generale. Laureata in lettere e filosofia alla Sapienza di Roma, tesi su transessualismo e diritti umani nella globalizzazione, Visconti rivendica il diritto alla normalità nella diversità. Sicuramente transessuali italiane fanno una vita normalissima, tra virgolette, e si occupano di svariate cose, come ad esempio io che mi occupo principalmente di teatro, di spettacolo. Contro i pregiudizi che fanno audience e vendere i giornali, Stefania Visconti ha una richiesta. Sì, c'è sicuramente bisogno di una informazione maggiore sulla questione, diciamo, transgender. E come sarebbe bello trovare una soluzione adatta, idonea per affrontare questo discorso. Sicuramente ci servirebbe una disponibilità delle persone maggiore nell'ascoltare le persone transessuali, nel capire realmente che cosa sono, che cosa provano e quello che hanno da dire. L'ex presidente premio Nobel per la pace Nelson